Io credo che sia stata una riunione molto proficua e tempestiva, anche convocata dal Presidente della Regione. Anche il metodo è assolutamente condivisibile, per cui tutta la deputazione, a prescindere dal colore politico, deve stringersi attorno a un problema che è un problema che riguarda tutte le nuove province, quindi è un problema di tutti i siciliani, è un problema di tutta la deputazione, a prescindere dal colore politico. I problemi sono stati centrati, il problema principale, diciamo il problema madre che nasce dall'approvazione della riforma è quello del prelievo forzoso. Io, prendendo la parola, ho annunciato che il disegno di legge presentato che porta la mia prima firma il 24 luglio, il 997, sul prelievo forzoso. Scusate, ma non c'è un per sentire qualcosa, non si sente niente. Un attimo. È stato proprio la scorsa settimana, quindi a pochi mesi dalla mia elezione, io ho presentato un disegno di legge. Noi in questo momento siamo all'opposizione. Io, presentando il disegno di legge, ho sperato che il disegno di legge poteva essere preso in considerazione dalla maggioranza. Ho annunciato con piacere che la scorsa settimana è stato assegnato alla Commissione Bilancio, incardinato e quindi calendarizzato, e che ho appreso stamattina che è stato nominato come relatore del disegno di legge la collega Comaroli della Lega. Quindi, diciamo, questo l'appello. Abolisce il prelievo forzoso, quello che è la proposta. Questa la proposta è per abolire il prelievo. Ve ne lascio una copia, poi datene massima diffusione. Rispetto dei ruoli e della assoluta collaborazione, noi, a prescindere dal fatto che il relatore sia della Lega o che sia del Movimento 5 Stelle o che sia di una dei partiti che stanno all'opposizione, auspichiamo la massima condivisione. E ho anche detto che, nonostante io sia il primo firmatario di questo disegno di legge, siamo assolutamente disponibili a integrare, a migliorare il testo, a emendarlo, e addirittura anche lo ha proposto anche il presidente Musumeci, a utilizzare il disegno di legge per farne una decretazione di urgenza, perché il disegno di legge ha sempre un percorso più lungo, e quindi una decretazione di urgenza è quella che ci porterebbe nel tempo, in un tempi brevi, a risolvere il problema. Brevi, questo come? Tempistica. La tempistica non l'ha detto io, la tempistica l'ha detta il decreto, e nel giro di un mese il problema è risolto. Ma sapete che poi fra un mese già ci sono, oltre a quelle persone di Siracusa che da 4 mesi non prendono gli stipendi, subentrano altre province che non prendono. Ma noi stiamo provando a risolvere il problema. Ma quando? Fra un mese? Io vengo dalla provincia di Messina, dove sono stato invitato alla riunione di sindacati alla quale ho partecipato, dove ci sono 600 dipendenti circa, se non sbaglio, in ferie forzate. Bravo. Ma quantomeno sono in ferie forzate, significa pagato in qualche modo. Quindi, con il blocco degli stipendi. Mi rendo conto del problema, sono un deputato di opposizione, ho presentato una proposta di legge, e quindi ecco. Ma a livello regionale qual è la scelta? È più competenza in questo momento del governo nazionale, quindi la per palla il prelievo forzoso, cioè, d'altra parte solo questo. La regione sta facendo e ha fatto tutto quello che doveva. Lo so, ma ti dovrebbe dare una risposta più precisa. Il problema è del governo nazionale. Però è vero anche che avete dato risposte a tante categorie, guarda caso le province sono state i trasferimenti della regione, dimenticate. Ma questo lo chiedete all'assessore Grassi e al presidente Musumeci appena dovremmo chiedere, perché la riunione è ancora in corso. Sì, è questo il problema, perché non scende, sa benissimo i rischi che si la riunione è in corso, l'assessore Grassi a momenti dovrebbe uscire. Grazie. Grazie a lei. Te lo lascio.